Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di cibi che hanno virtualmente 0 kilocalorie. Questo video perché spesso, soprattutto chi fa magari piani alimentari dimagranti, mi scrive che ha molta fame, sente il bisogno di mangiare, eccetera, eccetera. E non volendo sgarare, perché sono persone ligie al loro obiettivo, che cercano di raggiungere un risultato, mi chiedono cosa posso mangiare quando ho questa fame, questo buco allo stomaco, ma magari ho terminato i macro. E quindi ho pensato di fare un elenco rapido, ve lo spiego in 3-4 minuti, non di più, di cibi che hanno 0 calorie. Cosa vuol dire? In realtà tutti i cibi hanno delle chilocalorie, però ci sono dei cibi che hanno talmente poche chilocalorie che più o meno si pensa che le stesse calorie che ci forniscono sono quelle che il nostro corpo utilizza per metabolizzare, no? Voi sapete che mi sembra circa il 20% delle chilocalorie che ingeriamo in realtà vengono utilizzate nei processi di digestione degli alimenti, e quindi diciamo che questi alimenti, se si sommano le calorie che forniscono e si sottraggono quelle che il corpo utilizza, hanno tra virgolette 0 kilocalorie. C'era anche un termine che veniva usato tempo fa, che era calorie negative, cioè addirittura si pensava che se un alimento ti fornisce 15 kilocalorie ma ne consumi 25 mangiando quell'alimento, puoi dimagrire, puoi creare un deficit calorico. Però la cosa non funziona proprio così. Detto questo, vi elenco 7 verdure e 3 frutti, ok? Partiamo con la verdura, abbiamo i valori per 100 grammi di lattuga, 15 kilocalorie su 100 grammi, poi abbiamo gli asparagi, 25 kilocalorie per 100 grammi, i funghi, 22 kilocalorie su 100 grammi, i ravanelli, 16 kilocalorie su 100 grammi, i cetrioli 16 kilocalorie su 100 grammi, il cavolo 12 kilocalorie su 100 grammi e il sedano 15 kilocalorie su 100 grammi. Al di là di queste 7 verdure, vi posso dire che tutta la verdura, il 95% della verdura, ha più o meno queste calorie. Quindi ho riportato quelli che ne hanno di meno, ma bene o male la verdura si aggira intorno alle 15, 20, 25, 30 kilocalorie per 100 grammi di prodotto, sempre crudo, ok? Va pesato a crudo. Poi abbiamo, vi ho messo 3 frutti, perché? Perché so che la verdura magari è insipida, non è che sia proprio così buona da mangiare. E la frutta, siccome contiene fruttosio, è sì un po' più buona, ma contiene zucchero, cosa che la ovviamente verdura non fa. Quindi vi ho elencato 3 frutti, poi vi do qualche spunto di frutta che potete mangiare. Allora, la prima, che sono in generale un po' riconosciuti come la frutta meno calorica, sono i frutti di bosco. Io ho scritto fragole 25 o 29 kilocalorie per 100 grammi, però di base tutti i frutti di bosco, quindi anche i lamponi, le more, i ribes, eccetera, hanno più o meno queste chilocalorie. Dopodiché abbiamo 2 frutti esotici che piacciono molto, che sono il melone nelle sue varianti bianco, giallo, verde, arancio, eccetera, e l'anguria o cocomero, che non sono lo stesso frutto ma più o meno hanno lo stesso gusto. Il melone ha 32 kilocalorie ogni 100 grammi, l'anguria ne ha 34. Perché sostanzialmente tutti questi alimenti hanno poche chilocalorie? Perché sono acqua. Il 95-97% di questi alimenti è solamente acqua. Di conseguenza fanno molto bene perché vi idratano, apportano un sacco di minerali, vitamine, fitonutrienti, antiossidanti, eccetera, eccetera, che fanno sempre un sacco bene all'organismo. E quindi questi alimenti, se avete fame, potete mangiarveli. È chiaro che non dovete trarre e cadere in inganno, perché se mangio 2 kg di anguria, io posso dirvi che l'anguria ha poche chilocalorie, ma è chiaro che 2 kg di anguria rispetto a 50 grammi di pasta diventa una sfida impari. L'anguria si fa in fretta a mangiarne mezzo chilo, quindi ok che i valori sono bassi, ma se poi la quantità diventa enorme, le cose non vanno più tanto bene. Quindi ricordatevi sempre che sì, i valori per 100 grammi sono bassi, ma mentre con 100 grammi magari di pasta sono pieno, con 100 grammi di anguria non mi accorgo neanche di aver iniziato a mangiarlo. Detto questo, vi saluto, ci vediamo presto nel prossimo video. Se avete fame, questi alimenti in quantità moderate potete assumerli, e spero di avervi aiutato anche oggi con queste parole. Ciao!